aiutaci! Dimmele! Senti, Fra! Sparale! L'altro giorno ho visto Unica! Che è un'amica tua megalomane? Ma che dici, sia il documentario della Riblasi? Esatto, quello dove racconta la fine della storia con Totti! Voi che ne pensate? Ma che devo pensare, lei, mannaggia i prezzi del filler, che con tutti i problemi che Giorgia è tanto che ho trovato un'ora e mezza per guardare me sta pigionata! Ecco che ho pensato! Sì, tu devi stare calma, intanto è una cosa interessante, fatta bene, e poi almeno ha dato il suo punto di vista sulla questione! Infatti, era giusto che dicesse anche lei la sua, secondo me! Ma chi io doveva dire, ma c'è qualcuno che gli ha chiesto qualcosa a sti due? Se ognuna che il marito gli si fa sbuciare una sosia ai parioli si mette a fare un documentario, ci serve un Netflix solo per i cornuti. Vabbè, senti, sì, intanto Ilaria e Totti non so ognuno. E poi comunque è stata la cosa più vista in Italia, quindi non puoi negare che interessi a molti. Ad esempio mi ci sono immedesimata tanto! Ma levita davanti per favore prima che mi diventa un appoggino per i rumini. Perché? Ma come perché lei mannaggia i zigomi a palletta? Come perché? Questi trastordi e casi si possono permettere di perdere due guerre a nacce pari? E tu mi chiedi perché? Ma come fa a trovare dei punti in comune su una cosa del genere? Ma chi sei? Barbie immedesimazione utopistica? Ci cerca il cerchio della serenità e fateci una partita a freccette. Lei, piccola vulva in un mondo dei saponi mentolati. Molle te l'ha detto un po' con sti modi da coltivatore dei datteri, però c'ha ragione, era un po' difficile immedesimarsi. Pure perché questi si stanno a litigare 2 milioni di euro tra borse e orologi del tuo ragazzo, che ve fregate, i mutande del mercatino. Ho capito, e quindi il documentario sulla mia vita non posso farlo? In tutta onestà c'è il rischio che non se lo vedrebbe manco tua madre, lei. Appunto. Ok. Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.